Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo evento di orientamento che è rivolto prioritariamente alle coorti del terzo anno dei corsi di laurea in fisica e di scienza dei materiali innovativi e funzionali, ma in realtà a tutti gli studenti iscritti a questi due corsi di laurea. E l'intento è quello di illustrare il nuovo corso di laurea magistrale in physics. Nuovo perché è il risultato di una modifica abbastanza corposa che insieme al Consiglio di Corso di Studi abbiamo messo in essere nelle ultime settimane. Condivido subito lo schermo, vi faccio vedere una breve presentazione che ho preparato, che appunto mette in evidenza la prima importante novità della nuova magistrale che sarà erogata in lingua inglese. Il titolo del corso di laurea Physics, i nomi dei corsi saranno, i titoli dei corsi, i nomi dei corsi sono in inglese, le lezioni saranno erogate in inglese. Ora, questo mi rendo conto che può essere un motivo di preoccupazione, di ansia per qualcuno di voi, sebbene è opportuno sottolineare che il livello di conoscenza dell'inglese a cui arrivate dopo aver sostenuto l'esame di inglese della triennale dovrebbe essere più che sufficiente, dovrebbe essere adeguato a consentirvi di seguire i corsi della magistrale. Ma a parte appunto queste considerazioni di carattere formale, quello che volevo evidenziare è che, sebbene appunto i corsi siano legati in inglese, lo saranno da docenti italiani, quindi l'inglese che useranno sarà un inglese sicuramente molto più orecchiabile di quello magari di un inglese di Oxford oppure di un americano. Inoltre è opportuno tenere conto anche del fatto che la bibliografia, i testi consigliati, gli articoli scientifici che diventano, man mano che si va avanti con la formazione, parte integrante, no, della bibliografia che è necessaria per preparare gli esami e poi soprattutto per affrontare il lavoro di tesi è esclusivamente, quasi esclusivamente in lingua inglese. Incominciare a sentire i termini scientifici nella lingua in cui poi sono utilizzati nelle pubblicazioni scientifiche, secondo me è un vantaggio, un'opportunità. Prima ci si abitua a questa cosa, meglio, diciamo, prima, meglio si entra nel mondo della ricerca. Quindi non vi lasciate spaventare da questa novità. Questa presentazione che facciamo è organizzata dalla Commissione Didattica del Consiglio Unificato dei Corsi di Laurea in Fisica. Qui trovate elencati i componenti della commissione. Le presentazioni che sentirete sono fatte da alcuni dei componenti della commissione. Sottolineo questo fatto per evidenziare che questo evento non è la presentazione delle attività di ricerca del Dipartimento di Fisica, che richiederebbe tempi molto più lunghi di quelli che invece ci possiamo permettere per questa presentazione. Ci limitiamo solamente a illustrare la struttura della nuova magistrale in Physics, evidenziando le novità che sono intercorse rispetto all'anno precedente. Una presentazione delle linee di ricerca attiva in Dipartimento può essere occasione di un altro evento da organizzare eventualmente nei prossimi giorni. Allora, la prima cosa da osservare è che la nuova magistrale sarà strutturata in curricula. I curricula adesso sono cinque, i nomi dei curricula li trovate elencati qui. Abbiamo un curriculum di Astrophysics, Geophysics and Plasma Physics che vi verrà illustrato in dettaglio dal professor Silvio. Un curriculum che si chiama Physics of the Atmosphere, Meteorology and Climatology, che vi verrà illustrato più tardi dal professor Carbone. Il curriculum di Nuclear and Subnuclear Physics, che vi verrà illustrato dal professor Schioppa. Il curriculum che si chiama Matter Physics, che illustrerà il professor Plassin. E poi il curriculum di Physics and Technology of Materials, che vi sarà illustrato dal professor De Luca. La prima novità a questo proposito è l'aggiunta di questo quinto curriculum. Se confrontate l'offerta prossima, diciamo, del prossimo anno accademico con quella degli anni accademici precedenti, a parte, diciamo, il cambio, l'uso della lingua inglese, la novità che riscontrate è la comparsa di questo nuovo curriculum che si chiama Physics and Technology of Materials, che si è reso necessario
oltre che per essere un'opportunità di arricchimento culturale dell'offerta del corso in fisica, anche come opportunità per gli studenti dell'attuale corso di studio triennale in scienza dei materiali e funzionali, che dall'anno prossimo non troveranno la magistrale di scienza dei materiali che è stata sospesa dall'Ateneo. Quindi questo curriculum in un certo senso offre uno sbocco naturale ai laureati, ai prossimi laureati della triennale di scienze dei materiali che dall'anno prossimo appunto non avrebbero come naturale proseguimento dei loro studi la magistrale di scienze dei materiali. Abbiamo cinque curricula, però questi curricula hanno un certo numero di insegnamenti in comune, in particolare il primo semestre del primo anno, il primo semestre che impegna 30 CFU, è fatto essenzialmente di corsi comuni, con un'eccezione come vedremo. Col secondo semestre, quindi restanti 30 CFU del primo anno, si cominciano a intravedere i corsi caratterizzanti di curriculum. Ci saranno ancora corsi comuni per altri 12 CFU, corsi caratterizzanti di curriculum per 12 CFU e compare già la prima possibilità di introdurre nel piano di studio un insegnamento a scelta. Anche questo è un elemento di novità. In passato gli insegnamenti a scelta potevano essere sistemati nel proprio piano di studio a partire dal secondo anno. Dall'anno prossimo, già al secondo semestre del primo anno, è possibile introdurre nel piano di studi un insegnamento a scelta. A questo proposito, vi faccio notare che il fatto di avere un insegnamento a scelta nel secondo semestre del primo anno potrebbe sembrare una limitazione per il fatto che l'insegnamento da collocare in questa slot qui andrebbe cercato fra gli insegnamenti attivati nel secondo semestre, mentre tipicamente gli insegnamenti a scelta vengono erogati, almeno quelli che sono consigliati dal manifesto del nostro corso di laurea, sono erogati nel primo semestre. Quindi avere la possibilità di inserire un insegnamento a scelta nel secondo semestre del primo anno sembra limitativa. A questo proposito, però, vi faccio osservare che se non si trova un insegnamento a scelta da piazzare al secondo semestre del primo anno di proprio gradimento, si può compilare il piano di studio con una scelta provvisoria e poi rimediare l'anno successivo seguendo un insegnamento a scelta nel primo semestre del secondo anno. Quindi, possibile in un certo senso fare una scelta provvisoria di insegnamento a scelta al primo anno, mettendo un insegnamento che solo per compilare il piano di studio, ma senza seguirlo, se non è l'insegnamento a scelta di proprio gradimento, il che significa che si chiuderà il primo semestre, il primo anno, avendo acquisito, se tutti gli esami saranno stati superati, 54 CFU invece dei 60 canonici. Il secondo insegnamento a scelta può essere eseguito nel secondo anno, nel primo semestre del secondo anno. In questo modo il secondo anno peserà per non 60 CFU, ma per 66 CFU. Questo richiede ovviamente che all'inizio del secondo anno venga modificato il piano di studi. Questo lo dico solo appunto nel caso in cui gli insegnamenti a scelta attivati nel secondo semestre non incontrino il vostro gradimento, e quindi vogliate riservarvi di scegliere fra quelli che sono attivati invece nel primo semestre. Il secondo anno ha un primo semestre da 24 CFU, che è fatto solo da corsi caratterizzanti, a parte appunto l'insegnamento o gli insegnamenti a scelta, a seconda che uno l'altro insegnamento a scelta l'abbia fatto o meno durante il primo anno. E poi c'è un'ampia fetta del secondo anno che è dedicato alla tesi, che copre 36 CFU. Ora, quali sono i corsi comuni? I corsi comuni sono 8, non sono tutti presenti in tutti i curricula. Infatti, prima vi ho detto che i corsi comuni coprono per quasi tutti i curricula i 30 CFU del primo semestre,
e 12 CFU del secondo semestre. Se fate la somma trovate 42 CFU di corsi comuni per curriculum, mentre io vi sto facendo vedere qui un elenco di 8 corsi che sto chiamando comuni. In realtà non tutti questi corsi sono presenti in tutti i curricula, ma la norma che abbiamo, la regola che abbiamo cercato di implementare è quella di avere curricula con 7 di questi 8 insegnamenti comuni. Quindi l'altra novità rispetto all'anno precedente, rispetto alla precedente magistrale in fisica, è che adesso la parte di insegnamenti comuni presente in ogni curriculum è meno corposa di quanto non lo fosse in passato. Prima c'erano 8 insegnamenti comuni per ogni curriculum, adesso ce ne sono 7 e in un caso addirittura 6. Questo è stato fatto per consentire ai curricula di caratterizzarsi meglio con insegnamenti specifici di curriculum, ovviamente al prezzo però di rinunciare a uno degli insegnamenti dedicati alla formazione di base, formazione comune, diciamo. Allora, gli insegnamenti sono questi: Scientific Data Acquisition and Processing, Advanced Computer Science for Physics, Advanced Mathematical Methods for Physics, Advanced Quantum Mechanics, Fundamental Processes in Astrophysics, Physics of Complex Systems, Nuclear and Particle Physics, Bond, Molecules, Phases and Phase Transitions. E questi sono i settori di riferimento di questi insegnamenti. Li descrivo brevemente, non pretendo di entrare nei dettagli per ciascun insegnamento. L'insegnamento di Scientific Data Acquisition è dedicato, dico solo alcune parole chiave per ciascuno di questi, alle tecniche avanzate per l'acquisizione e l'analisi dei dati sperimentali. Poi abbiamo un corso di Advanced Computer Science, che è il corso che nella versione italiana si sarebbe chiamato Informatica Avanzata, che è dedicato ai fondamenti teorici e metodologici relativi all'informatica. Poi abbiamo il corso di metodi matematici avanzati per la fisica, le cui parole chiave sono la teoria dei gruppi, estremamente importante nella formazione di un fisico, qualunque sia la sua linea di ricerca di interesse, e alle equazioni differenziali, alle derivate parziali. Poi abbiamo un corso di Advanced Quantum Mechanics, che è la versione, diciamo, nuova della meccanica quantistica 2, che è dedicato all'introduzione alle equazioni d'onda relativistiche e poi alla quantizzazione del campo elettromagnetico e dei campi di materia nel regime non relativistico. Un insegnamento che si chiama Fundamental Processes in Astrophysics, nel quale vengono descritti modelli della struttura stellare anche basati sul calcolo numerico e fondati su processi fisici, modelli costruiti a partire da processi fisici di base. Poi abbiamo Physics of Complex Systems, che è dedicato invece allo studio all'introduzione dei concetti di complessità e caos, quindi in generale dei fenomeni con dinamica non lineare. Un insegnamento che si chiama Nuclear and Particle Physics, che è dedicato alla descrizione dei concetti che stanno alla base del modello standard della fisica delle particelle elementari, e poi un insegnamento di chimica che si intitola Legami, molecole, fasi e transizioni di fase, che è centrato sui legami chimici e sulla correlazione fra il tipo di legame e le proprietà fisiche della materia, incluse le transizioni di fase. E, oltre ai curricula, che verranno adesso descritti dai miei colleghi, poi abbiamo un certo numero di corsi a scelta che consigliamo nella compilazione del vostro piano di studi. Come sapete, i corsi a scelta possono essere presi liberamente da tutta l'offerta dell'Ateneo. Ovviamente ci sono alcuni insegnamenti che noi riteniamo più utili alla vostra formazione e che proponiamo ed eroghiamo nel Dipartimento di Fisica, tranne appunto uno, il corso di Mathematical Education, che invece è erogato dal Dipartimento di Matematica. Questi corsi si chiamano Computational Biophysics, High Energy Astrophysics, appunto Mathematical Education, quindi didattica della matematica, Mesophases and Metastructures, Nuclear and Particle Physics Laboratory 2 e Physics Education. Quindi didattica della fisica, se volete. E una novità importante rispetto al passato, direi una novità assoluta per i corsi di studio di fisica, è l'introduzione a partire dal prossimo anno del percorso di eccellenza.
In cosa consiste? Consiste in un percorso dedicato a studentesse e studenti particolarmente meritevoli, capaci di mantenere un certo ritmo nell'affrontare e superare gli esami, anche di farlo con una media superiore ad una soglia che abbiamo identificato in 27 trentesimi. Come funziona il percorso di eccellenza? All'inizio dell'anno accademico viene emanato un bando con le regole del gioco. Il primo anno è l'anno in cui si verificano i requisiti che consentono l'accesso al percorso di eccellenza. I requisiti consistono nell'aver acquisito entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'iscrizione, quindi entro il 31 ottobre 2022, almeno 54 CFU, il che significa aver fatto tutti gli esami del primo anno, a parte eventualmente uno. Questo 54 non è casuale, non abbiamo messo 60 qui, proprio per consentire di raggiungere il requisito di accesso al percorso di eccellenza, anche non, per esempio, anche non sostenendo l'esame a scelta nel primo anno, qualora non lo si trovasse nell'offerta, e si volesse aspettare invece il secondo anno per fare due esami a scelta nel primo semestre del secondo anno. E richiediamo anche che gli esami vengano superati con una media di almeno 27 trentesimi. Chi si trovi in questa situazione al 31 ottobre del 2022 può partecipare al bando per il percorso di eccellenza. Solo un numero limitato di posizioni verranno offerte anno per anno. E che cosa significa entrare nel percorso di eccellenza? Significa ricevere delle attività formative extra, quantificate in 6 CFU, quindi 150 ore, che sono certificate da un docente tutor, che consistono per esempio in approfondimenti su insegnamenti specifici, con la redazione di una tesina o di una relazione finale, oppure una partecipazione a seminari, sempre con la redazione di una tesina o una relazione finale, oppure lo svolgimento di tirocini esterni. Il tutto secondo un percorso che viene ritagliato sull'interessato. Chi accede al percorso di eccellenza, insieme al suo docente tutor, disegna delle attività formative dedicate, mirate, personalizzate, che quindi siano funzionali al percorso formativo scelto, e siano funzionali anche allo svolgimento della tesi. Quindi questa è una vera opportunità, come, di disegnare un percorso formativo su misura, cercando in questo modo anche di compensare o di rimediare alle eventuali limitatezze dell'offerta formativa che noi possiamo erogare. Per restare nel percorso di eccellenza, quindi il primo anno serve a verificare che si possiedono i requisiti, si partecipa al bando e ci sarà una selezione, perché solo un numero di posti limitato da definire di anno in anno, verrà, di posti del percorso di eccellenza verrà attivato. E molte entrate nel percorso di eccellenza, però bisogna restarci. Per restarci è necessario anche durante il secondo anno mantenere gli standard elevati del primo, cioè in particolare bisogna acquisire tutti i CFU, che per il secondo anno sono 26, se escludiamo la tesi, entro il 31 dicembre della fine del secondo anno. Quindi per chi comincia il prossimo anno, questo significa entro il 31 dicembre 2023. Bisogna aver acquisito tutti i CFU del secondo anno, sempre con una media di almeno 27 trentesimi, e bisogna aver svolto ovviamente le attività formative di cui sopra. L'altro requisito è quello di conseguire la laurea entro al massimo la sessione straordinaria di aprile dell'anno successivo al secondo, che significa in sostanza che bisogna essersi laureati in corso. Se questi requisiti saranno stati soddisfatti tutti quanti, oltre, diciamo, al beneficio di aver avuto una formazione più ricca, più completa, personalizzata, ci saranno anche dei riconoscimenti, cioè una certificazione che si accompagnerà al titolo di studio, e anche un premio che di anno in anno verrà definito, e che faremo di tutto perché non sia un premio simbolico, un premio significativo, o in denaro oppure in un bene utile, diciamo, di valore, non, ripeto, qualcosa di puramente simbolico.
Detto ciò, io ho finito. Quella che ho fatto è una presentazione veramente dello scheletro, dell'ossatura della magistrale. Adesso i miei colleghi vi illustreranno separatamente i cinque curricula. È chiaro che una presentazione come questa andrebbe arricchita da una descrizione delle attività svolte all'interno dei singoli gruppi di ricerca del Dipartimento, perché è inutile negare, non si può negare che nel percorso formativo una fetta importante è la tesi occupa 36 CFU, la tesi è tipicamente un lavoro di ricerca, quindi questa presentazione di oggi, questa discussione di oggi è sicuramente incompleta perché non entreremo molto nei dettagli delle attività di ricerca del Dipartimento. Tuttavia ho elencato qui i gruppi di ricerca attivi nel nostro Dipartimento con i nomi dei referenti, quindi se volete approfondire in particolare aspetto specifico di ricerca, non vi resta che contattare queste persone e discutere direttamente con loro. Non escludo che il Dipartimento nei prossimi giorni organizzi un evento come questo, però dedicato all'illustrazione di queste attività di ricerca. Detto ciò, io mi fermo, ho finito e vi chiedo se ci sono domande su questa strutturazione o sulle regole del gioco del percorso di eccellenza, eccetera. Prof, io una domanda avrei, Prego, ed è per quanto prego. riguarda gli esami a scelta. Sì. Visto che comunque questi esami ci sono degli esami consigliati, volevo sapere se al di là di quelli consigliati è possibile scegliere degli esami che non sono consigliati, e in particolare anche se appartengono ad altri curriculum. Assolutamente, sì, in realtà l'ho detto, ma avrei dovuto enfatizzare questa cosa. La scelta è totalmente libera, quindi voi potete scegliere insegnamenti erogati da qualunque corso di studi dell'Ateneo. Ovviamente la cosa forse più utile e più naturale da fare è attingere alla lista degli insegnamenti che noi consigliamo, ma soprattutto anche attingere alla lista degli insegnamenti dei curricula diversi da quelli che ciascuno di voi ha scelto. Ora, se ci pensate, abbiamo un'offerta formativa nuova con 5 curricula, quindi ciascuno di voi ovviamente sceglierà uno di questi 5 curriculum, può considerare tutti gli insegnamenti, non comuni ovviamente, degli altri 4 curricula come opzioni utili per la scelta. Questo si può sicuramente fare. L'unica difficoltà che si può presentare è che, e questa l'anticipo, ma è evidente, che l'insegnamento di proprio interesse, che magari sta nel curriculum, diciamo, a fianco al proprio, non cade nel semestre giusto in cui lo si dovrebbe seguire. In questo caso non importa, come dicevo, non importa. Perché è possibile, per esempio, al secondo anno seguire due insegnamenti a scelta e non farne uno al primo, uno al secondo? Questo non comporta alcun problema dal punto di vista formale e né è un grosso aggravio dal punto di vista, dell'organizzazione del vostro percorso, perché il secondo anno, il primo semestre del secondo anno, che è quello in cui si eroga la didattica, pesa 24 CFU, no? È già, più leggero degli altri semestri. Quindi fare due insegnamenti a scelta qui e non uno qui, uno qui, è assolutamente sostenibile. Quindi da questo punto di vista c'è ampia flessibilità, ci sono gli strumenti, insomma, per far sì che tutti e due gli insegnamenti a scelta vengano seguiti qui al primo semestre secondo anno, piuttosto che uno qui e uno qui, e assolutamente possono essere presi dai curricula vicini. Altre domande? Sì, professore, i 24 CFU. Prof, scusi, io avevo una domanda. Scusi. Mi Sì, dite, sente? io non sto Sì. seguendo. Facciamo così: chi vuole fare domande, magari alza la mano e si prenota, così seguiamo in qualche ordine. Avete la possibilità di alzare la mano, no? Ok. Sì, Francesco De Francesco, prego. Sì, prego. Professore, i 24 CFU della didattici sono stati tolti? Ah, allora, sì, questa è una buona domanda. Fino all'anno scorso era prevista la possibilità di sostituire l'insegnamento di matematica avanzata della fisica con didattica della matematica, quello dei legami chimica e struttura con didattica della fisica, acquisendo così nel proprio percorso formativo standard due insegnamenti di didattica e utilizzando i due corsi a scelta eventualmente per insegnamenti
dedicati alle scienze psicologiche o sociali e acquisire così dentro il percorso della magistrale in fisica i 24 CFU che consentono di accedere ai FIT, no? Ai tirocini formativi per l'insegnamento della scuola superiore. Questa possibilità l'abbiamo eliminata perché non per privarvi di una possibilità. Al contrario, la possibilità di acquisire 24 CFU per il FIT è prevista da bandi d'ateneo che vengono emessi di anno in anno e che vi consentono di acquisire questi 24 CFU con insegnamenti dedicati che vengono offerti a livello d'ateneo. Il che significa che voi potete tranquillamente farvi un piano di studi centrato su ciò che vi interessa, magari utilizzando i due insegnamenti a scelta. Per insegnamenti, due corsi scelta per insegnamenti legati alla didattica, acquisendo quindi 12 CFU per la didattica dentro il vostro percorso, i restanti 12 li potete acquisire partecipando al bando d'Ateneo e quindi seguendo degli insegnamenti fuori dal piano di studio, che in una modalità che non comporta nemmeno come dire, un ritardo rispetto alla tempistica, cioè il conseguimento dei crediti relativi ai due insegnamenti che potete prendere a livello d'Ateneo per completare i 24 CFU che servono per la didattica, non incide negativamente sulla durata della vostra carriera. In questo modo, in pratica, noi vi consentiamo di acquisire 24 CFU per la didattica, senza che ciò vada a discapito della formazione che riteniamo fondamentale per il fisico, cioè senza costringervi a rinunciare, per esempio, alla formazione che vi offre un corso come quello di matematica avanzata, o quello che vi offre il corso di chimica. C'era un'altra domanda? Sì, Antonio Barone e poi Massimiliano. E poi ci fermiamo, lasciamo spazio ai colleghi e le domande possono ritornare anche in seguito, alla fine delle singole presentazioni o alla fine di tutto, così insomma non monopolizzo io la discussione. Prego, Antonio. Salve prof, essendo un corso interamente in inglese, vi è bisogno di una certificazione per partecipare? Allora, stiamo definendo la questione in maniera formale. In maniera informale posso dire che non è necessario, o meglio, si richiede il livello B2 in accesso. D'altro canto, stiamo verificando che la formazione che ricevete nella triennale è paragonabile al livello B2. E abbiamo già contattato a questo proposito il Centro Linguistico Ateneo e la professoressa Fince, abbiamo ricevuto conforto in maniera ufficiosa, ma la cosa la formalizzeremo, direi, nelle prossime ore, che il superamento dell'esame di inglese del primo anno della triennale di fisica, e la cosa immagino valga anche pari pari per scienze materiali, vi consente di acquisire il livello d'accesso necessario per la magistrale di fisica. Poi nulla vieta che ciascuno di voi, se lo ritiene, può arricchire la sua formazione di inglese, ma questa è una cosa che appartiene alla sfera privata. A questo proposito ci sono dei corsi che vengono attivati dall'Ateneo. Qualche giorno fa vi ho mandato comunicazione in proposito. Però anche non facendo nulla, quello che sapete, quello che vi viene dalla formazione nella triennale è di per sé sufficiente per forma e direi anche per sostanza per affrontare la magistrale in physics. Massimiliano? Salve prof. Scusi, io volevo qualche chiarimento sul percorso di eccellenza. Cioè, non ho ben capito cosa aggiunge al percorso di studio ordinario. Aggiunge che se si mantiene un certo ritmo con gli esami e una certa media, si può, durante il secondo anno della magistrale, si possono fare attività formative extra mirate, cioè si possono fare approfondimenti su particolari insegnamenti, si possono seguire, non lo so, delle scuole anche fuori sede, si può partecipare alle attività seminariali in maniera attiva, cioè
redigendo una tesina, una relazione, non solo ascoltare passivamente dei segnali. Si possono fare tutta una serie di attività certificate da un docente tutor e approvate ovviamente dal consiglio. E tu mi chiesti, va bene, allora diciamo uno deve fare la fatica di essere veloce, di superare l'esame con una certa media per fare poi per lavorare di più, per fare l'attività extra di formazione. Sì, lo fa per acquisire attività formative extra, certo, questo è un premio, diciamo, poter approfondire sotto la guida di un docente tutor le proprie conoscenze, e poi per avere dei riconoscimenti, titoli, si acquisirà un diploma di laurea magistrale in fisica con certificazione di percorso di eccellenza, un titolo spendibile nella carriera futura, quindi a livello dei concorsi per l'accesso al dottorato oppure per qualunque altra selezione a cui uno si sottopone dopo la laurea. E c'è anche un riconoscimento materiale, pecuniario oppure insomma di altra natura che si accompagna a questa certificazione. Oh, sì, scusa, la mia domanda era se tipo l'attività formativa extra era un corso in più oppure una cosa totalmente libera, diciamo. No, è un corso in più, in un certo senso sarebbe fin troppo semplice, fin troppo banale, direi, no? Invece la cosa interessante è che è un'attività equivalente in crediti a un corso in più, ma strutturata combinando varie cose. Quindi può essere un approfondimento di un certo insegnamento, più un approfondimento di un altro insegnamento, più una partecipazione a un ciclo di seminari, più un tirocinio fatto magari all'esterno, eccetera. Tutto si compone a formare, diciamo, un pacchetto di formazione, ripeto, personalizzato, ritagliato sul singolo studente, per equivalente a 6 CFU. Va bene, io adesso però mi fermerei, so che ci possono essere altre domande, non importa, li rinviamo a dopo. Darei subito la parola al collega professor Schioppa, che vi illustra il curriculum in Nuclear and Subnuclear Physics. Sì, grazie Alessandro. Solo di ritrovare, eccola qui, la presentazione, eccola qui, la vedete? La metto in modalità di presentazione, così è più ampia, però non è partita. Non parte. Ah, ecco, è partita, perfetto, vediamo un po', sì, riesco. Benissimo, allora io vi illustrerò molto brevemente questo curriculum, il curriculum di Nuclear and Subnuclear Physics. Io ho attinto prevalentemente dal manifesto degli studi, per cui tutte le informazioni che trovate qui le potete benissimo, devo anche aggiungere una cosa, ecco, una telecamera, okay. Le potete trovare sul manifesto degli studi. Allora, andiamo brevemente avanti. Avanti a un modo di dire. Puoi mettere modalità presentazione, così si vede più grande la diapositiva. L'ho messa in modalità presentazione. È in modalità presentazione, almeno per me è in modalità presentazione. Voi non la vedete in modalità presentazione? No, io no. Vabbè, ma non fa niente. Io no, la vedo. Marco, credo che tu stia condividendo non il desktop, ma diciamo, hai scelto di condividere qualcos'altro. Togli la condivisione e rifalla e scegli di condividere il desktop. Ecco, una parola, dove lo trovo? Adesso è la prima icona a sinistra. Quindi cioè, quando dopo la condivisione, lo schermo, condividi desktop. Non lo trovo, io c'ho scritto desktop, ma... No, allora condividi la prima cosa che puoi condividere, oppure vabbè, se no andiamo così. Tra le varie scelte, tra le varie opzioni di cose che puoi condividere, la prima dovrebbe essere il desktop. La prima a sinistra? Sì. Ok, vabbè, allora dovrebbe essere questa. Adesso vai in modalità schermo intero per la presentazione e vediamo cosa succede. Okay, perfetto. Ok, d'accordo, va bene. Allora, ho voluto presentare questa immagine in sottosfondo
perché rappresenta una delle immagini che vennero presentate in luglio del 2012 al CERN per la scoperta, per i due seminari che vennero dedicati alla scoperta del bosone di Higgs, scoperta alla quale l'Università della Calabria ha partecipato in maniera attiva. Quindi in un certo qual modo anche noi abbiamo un po' di notorietà, mettiamola così. Come diceva il professor Papa, abbiamo cinque curriculum, vi parlo di questo nuclear and subnuclear physics. Cosa vi consente di fare seguendo questi studi? In pratica vi dà la possibilità di avere una conoscenza molto approfondita di quelli che sono i fenomeni sia, va bene, atomici, perché fa parte della formazione di base, ma soprattutto di quelli nucleari e subnucleari, cioè quella parte dell'indagine scientifica che cerca di dare una descrizione quanto più completa di tutti i fenomeni e soprattutto di quelle che sono le particelle elementari e le interazioni fondamentali che queste particelle danno luogo. Come lo faremo? Lo faremo appunto utilizzando, vado un attimo un po' più avanti, ecco, utilizzando dei corsi di tipo più prettamente teorici, come per esempio Quantum Field Theory 1 e 2, ma anche dei corsi più fenomenologici, come sono Particle Physics Phenomenology 1 e Particle Physics Phenomenology 2, più un corso, questo diciamo rimanendo nei corsi quelli indispensabili, quelli a cui uno non può rinunciare, un corso di laboratorio chiamato Nuclear and Particle Physics Laboratory 1, perché ce n'è anche un secondo, ma questo secondo laboratorio è tra i corsi consigliati, quindi tra i corsi a scelta. Va bene, ecco, per il resto, diciamo, già ne ha parlato il professor Papa. Volevo giusto ricordare, insomma, questo vale per tutti, ma è bene ricordarlo continuamente, l'insegnamento viene impartito attraverso delle lezioni con annesse esercitazioni e attività di laboratorio. C'è una differenza, come ben sapete, per quanto riguarda il numero di ore per le lezioni e per le esercitazioni in laboratorio, 8 per le prime e 12 per le seconde. Insomma, è inutile ripetere anche quest'altra condizione, che tutti i corsi, inclusi i laboratori, sono attività fondamentali, cioè mandatorie, ecco, come dicono gli inglesi. Come dicevamo, prendendo queste informazioni dal manifesto degli studi di Nuclear and Particle Physics, ne ha già parlato il professor Papa, perché rappresenta un corso comune. In ogni caso, in un curriculum di fisica nucleare e subnucleare, insomma, è il primo corso che voi incontrate. Incontrerete coloro che lo sceglieranno, questo curriculum, in cui si, insomma, introducono i concetti che sono necessari per comprendere quello che è oggi considerato il modello standard delle particelle elementari, e quindi
insomma, tutte le interazioni che le mutue interazioni tra le particelle elementari in una forma, diciamo, introduttiva, d'accordo? E, per quanto riguarda il laboratorio, che del resto faccio io, è un laboratorio fatto sul campo, cioè non sono esercitazioni predigerite, quindi purtroppo non troverete nessuna esercitazione negli anni passati che possa essere ricopiata per, ricopiata nel senso buono, non è, per il l'anno successivo. Sono attività che si fanno perché il laboratorio, un laboratorio di ricerca, ha delle attività in corso e lo studente viene preso e calato con giusti pesi all'interno di queste attività. Attività che prevedono l'utilizzo non solo di apparecchiatura professionale, ma anche dei software di acquisizione e di processamento e di analisi dati, sempre di tipo professionale. Quindi, poi, insomma, nel novero dei corsi, Particle Physics Phenomenology 1 e 2 sono due corsi fenomenologici dove in pratica si approfondiscono tutti quei temi che hanno portato alla conoscenza attuale della struttura nucleare e subnucleare. Diciamo, dove si faranno anche molti esempi proprio concreti in cui appunto è importante, viene messo in primo piano quella che è l'idea di base. Una cosa che ricordo sempre, insomma, è che la fisica non si ferma a quella che è scritta sui libri. I libri sono una sintesi di quello che è un recente passato e aprono le porte verso il futuro. Quindi, quando appunto parliamo, non so, di una scoperta, è bene sottolineare quella che è l'idea alla base, quale strategia è stata adottata e come, diciamo, come è stato possibile analizzare i dati sperimentali, che sono, diciamo, la verità, o qualcosa che è tanto più vicina alla verità, che abbiamo raccolto per in quel particolare esperimento, in quella particolare attività. Quindi questi due corsi cercheranno, e io sono sicuro che riusciranno, a ottemperare questo requisito. Per quanto riguarda invece Quantum Field Theory 1 e 2, anche qui questa volta abbiamo due corsi teorici dove tutto quello che abbiamo già raccontato in modo più legato a quelli che sono gli aspetti metodologici di come si raggiunge una scoperta, qui invece c'è l'interpretazione del modello, interpretazione dei dati utilizzando uno o più modelli. È chiaro che se noi ci limitiamo alla quantum electrodynamics, questa teoria è una delle teorie, diciamo, più meglio studiate, meglio conosciute, rispetto a tutte le altre, se pensate alle interazioni forti, la quantum chromodynamics o alla stessa gravitazione, in cui ancora non abbiamo una teoria quantistica non abbiamo ancora una teoria quantistica, insomma, se ci limitiamo a questa, la quantum chromodynamics, quantum electrodynamics,
è chiaro, insomma, il modello è quello, ma abbiamo ancora molto da imparare. Voglio solo ricordare che quello che noi conosciamo dell'universo, almeno quello che, così come viene riportato in letteratura, è solo una qualche percentuale del tutto, forse è anche ottimistica questa valutazione. Quindi non solo questi modelli, ma anche altri modelli un po' più esotici, come si potrebbero appunto definire. Io lascerei, ecco, appunto l'ultima slide ai corsi suggeriti. E io ho messo queste pecette gialle su quei corsi che insomma noi non consigliamo per quanto riguarda questo percorso, ma ovviamente ognuno, come diceva il professor Pava, ognuno può mettere il corso che vuole. E io ho messo anche appunto questi due corsi, Mathematical Education e Physics Education, che appunto possono servire a chi voglia intraprendere più un percorso didattico, poi professionale didattico. E poi va bene, Nuclear and Particle Physics Laboratory 2, ma io ho aggiunto qua sotto anche altri corsi che non sono di questo dipartimento, ma si possono prendere da altri dipartimenti, come quello di ingegneria elettronica, ingegneria informatica o informatica stessa. Sono corsi che io ritengo, per quanto mi riguarda, per quello che diciamo sono le mie conoscenze, ciò che oggi è richiesto sempre di più ad un fisico delle particelle, chiamiamolo così, un fisico nucleare o subnucleare, come lo volete chiamare voi, per quello che sono le tecnologie strumentali più avanzate. Infatti qui si parla di architettura FPGA, progettazione e anche utilizzo, oppure intelligenza artificiale, machine learning e quant'altro. Va bene, io qui vi ho indicato questi come dei corsi che io ritengo possano essere interessanti. Chiaramente c'è il solito vincolo, come diceva appunto il professor Pava, della collocazione nel semestre giusto per essere seguito. Quindi io un suggerimento: se volete scegliere un corso a scelta, cercate di scegliere qualche cosa già da subito, non rimandate questa scelta a tempi che poi dopo non vi consentono, cioè vi restringono molto il vostro spazio delle fasi per scegliere il corso che più vi piace. Io ho finito e purtroppo, se c'è una domanda, qualche domanda, posso rispondere, non posso rimanere collegato perché ho un altro corso adesso alle 5:30. Il telefono si è spento. Va bene, grazie mille Marco. Ci sono domande? Vabbè, sembra di no, la presentazione è stata... Prova? Prova? Ah, sì, prego. No, sono io, scusami, stavo provando, scusatemi, pensavo, sono Sergio. Ah, fare una domanda. No, scusami. Va bene, allora, se non ci sono domande, allora ringraziamo ancora il professor Schioppa, che ora credo ci debba salutare, e diamo la parola a chi stava facendo poc'anzi queste prove tecniche audio, cioè il professor Servidio, che ci illustra il curriculum di Astrophysics, Geophysics e Plasma Physics. Prego, Sergio. Grazie, Alessandro, scusami per le prove tecniche. Allora, non so se si vede. Siccome si vede. Ho dovuto cambiare computer perché è esploso praticamente, è proprio esploso come in una di queste esplosioni qui. Allora, salve a tutti, sono il professor Servidio Sergio, vi parlerò del nostro curriculum di astrofisica, geofisica e plasmi. Qui a sinistra trovate uno di quei codici
QR. Se lo scannerizzate trovate anche più informazioni sul gruppo, sulla ricerca, su tutto quello che andiamo a fare, ma oggi mi concentrerò sulle lezioni, sui corsi del nostro curriculum. Lo scopo del curriculum è quello di far comprendere i fenomeni fisici che avvengono nell'universo. Quindi l'universo diventa un vero e proprio laboratorio di fisica dove uno può cerca di capire con dei modelli teorici ciò che accade. Lo scopo è quello di preparare lo studente nel campo della geofisica, del mezzo circumterrestre, della fisica spaziale, fisica eliosferica, dell'astrofisica vicina e quella ad alte energie lontane e infine ovviamente anche la gravitazione. In questo curriculum cercheremo di illustrare diversi metodi. Metodologia, che cosa significa? Significa come descrivere ciò che accade nella natura. Lo faremo con processi, con modelli sia macroscopici che microscopici, quindi l'astrofisica unisce un po' il macroscopico e il microscopico. E infine una cosa, un'ultima cosa, ma non per importanza, è quella di preparare lo studente, quindi durante una serie di corsi, all'uso delle tecniche di calcolo e di analisi dati all'avanguardia, delle tecniche di computazionali più moderne. Ecco. Perché scegliere questo percorso? Perché ha un piano di studi molto eterogeneo. Noi crediamo fortemente che per avere un curriculum serio bisogna avere quindi conoscenze eterogenee, quindi diverse, passare dalla fisica teorica a quella sperimentale, dalla fisica della materia all'astrofisica, fino ad arrivare alle applicazioni, quindi quelle che ci interessano di più, quindi della fisica spaziale, per esempio. Offre una base solida, una solida base teorica, proprio perché prepariamo i ragazzi a risolvere problemi con diversi approcci. Ci sono molti sbocchi lavorativi, dalla fisica spaziale, l'astrofisica, la geofisica, i plasmi da fusione, i plasmi da laboratorio, e quindi su ogni percorso di questi è supervisionato da un gruppo di ricerca molto solido e che ha una certa anche fama. Quindi le tre tematiche sono astrofisica, con la fisica solare e stellare, fisica delle galassie, le missioni spaziali, i pianeti extrasolari e la gravitazione, la geofisica, quella più vicina a noi, l'eliosfera, il vento solare, la nostra magnetosfera e la dinamica, anche la dinamica atmosferica, e infine la teoria dei plasmi, questo stato della materia altamente ionizzato, con la modellistica, inclusi i plasmi da fusione nei reattori termonucleari. Allora, questo è il nostro piano di studi. Ho cercato di dare un certo risalto ai corsi più vicini a noi, in giallo, quindi fisica dei sistemi complessi, processi fisici di base in astrofisica, l'astrofisica, il laboratorio di astrofisica e geofisica, fisica spaziale, poi il corso Space Weather, questo in alto a destra nel secondo anno, e ci sarà poi ovviamente un corso dedicato alle tecniche numeriche avanzate, e infine c'è l'astrofisica del plasma. La tesi è un corso a scelta, quindi come vedete è molto variegato, ci sono diversi settori scientifici disciplinari, però il corso a scelta, quello che riguarda più vicino a quello nostro, è quello dell'astrofisica delle alte energie. Vi parlerò un po' di questi corsi, ecco. Ho preparato qualche slide un pochino su chi siamo, le persone. Sì? Qualcuno ha parlato? No. Sento la mia voce. Sento chi era il tuo eco? Certo. Ah, ho capito, eco. Pontificavo un pochino, quindi l'eco rimbalzava certamente. Il primo corso di cui voglio parlarvi è il processi fisici di base in astrofisica. La parola astrofisica è un po' fuorviante, proprio perché in questo corso si parla di modelli di struttura stellare, ma con un sacco di fisica molto variegata dentro, ecco. Si parla di simmetrie e di equilibri termodinamici locali, della produzione di energia nelle stelle, quindi anche di modelli quantistici e di meccanica statistica con la teoria degli ensemble. Si passa poi a cosa accade nelle stelle, come producono energia, come bruciano queste reazioni nucleari, le energetiche e i neutrini che vengono prodotti, come vengono a galla sulla superficie tramite il trasporto di energia. Quindi ci sono anche c'è una grande fetta di questo corso che è dedicata al trasporto radiativo, alle sezioni d'urto, di scattering, e infine si usa un modellino delle nane bianche, che è proprio più che altro un pretesto proprio per creare una serie di applicazioni della fisica, della meccanica statistica, di quella quantistica e della fisica della materia. Infine il professore Carbone ci parlerà di fisica dei sistemi complessi, questo è un corso che è anche mutuato in altri curricula, e
chiaramente in questi sistemi c'è bisogno di avere dei modelli per descrivere la complessità, l'emergenza e la predicibilità di questi sistemi, e quindi passerà poi ai dischetti, ai sistemi dischetti e alle mappe, a quelli hamiltoniani, per poi via via diventare sempre più realistico, aggiungendo quindi i termini dissipativi, passare ai modelli stocastici e finalmente la turbolenza che caratterizza gran parte degli, del mezzo circumterrestre dei sistemi astrofisici. Gaetano Zimbardo, infine, il professor Zimbardo ci parlerà della fisica spaziale. Che cos'è questo corso? Questo corso è un corso per descrivere l'eliosfera, ciò che accade intorno alla nostra Terra, l'interazione tra il vento solare che si produce sulla corona solare e la nostra magnetosfera. Costruirà insieme a voi dei modelli per i plasmi magnetosferici, per le particelle, descriverà le teorie fluide di base come la magneto-idrodinamica e le equazioni alla base di questi plasmi visti come fluidi veri e propri, con uno studio molto dettagliato delle onde, delle varie onde di plasma che si osservano un po' dovunque nel nostro, in ciò che ci sta nello spazio interstellare. Infine c'è un corso molto applicativo. Ecco, il laboratorio di astrofisica e geofisica, dove si analizzano un sacco di dati, sia che vengono dall'atmosfera, ma anche di tipo astrofisico, si fanno osservazioni solari vere e proprie, quindi veramente toccherete i dati con mano, farete misure, riduzione dati e misure, e imparerete soprattutto a usare il linguaggio di programmazione Python, che è un linguaggio molto moderno che va alla grande. Da tutti gli ex studenti mi dicono spesso che i vari datori di lavoro chiedono quindi nel curriculum questo nuovo linguaggio che è molto malleabile. Ecco, Python, lo dice la parola stessa, un po' serpenteggia tra i vari tra le linee di codice ed è possibile, riesce a gestire un sacco di dati ed è molto molto interessante e moderno. Sicuramente l'avete già sentito parlare, l'avrete già usato, ma qui in questo corso si va in un corso avanzato di queste tecniche numeriche. Poi c'è il buon Lepreti e Malare che ci parleranno di fisica solare e le relazioni Sole-Terra, di Space Weather, quindi dello spettro solare, di ciò che accade sulla corona e come quello che accade sulla corona quindi va a influire su quello che osserviamo sulle nostre, per esempio, aurore boreali, su quello che i vari disturbi che arrivano sulla nostra, nella nostra magnetosfera. E chiaramente per modellizzare questi processi c'è bisogno di metodi numerici avanzati del professor Francesco Valentini, che vi descriverà delle tecniche per risolvere le equazioni differenziali e le derivate parziali in generale nella fisica, quindi non si occuperà chiaramente solo di plasmi o di astrofisica, tutt'altro, si risolveranno equazioni di tipo differenziale, accoppiate, non lineari, quindi con una varietà di applicazioni, poi e diversi metodi poi numerici. Si farà un progetto computazionale molto interessante, quindi a scelta dallo studente, gli saranno le esercitazioni. Prima procedo col corso, un altro corso di curriculum, che è quello di astrofisica dei plasmi, sempre di Valentini, dove io faccio l'esercitatore, dove costruiremo dei modelli per descrivere i plasmi in modo totalmente autoconsistente, un po' come vediamo fenomeni ondulatori nel corso del secondo anno, con questa teoria totalmente cinetica e autoconsistente si possono descrivere i comportamenti delle cariche e dei campi elettromagnetici in un sistema caotico, quindi con le applicazioni più varie, senza nessuna approssimazione. Per fare ciò c'è bisogno di un'equazione, qui abbiamo l'equazione principale, quella di Vlasov, accoppiata all'equazione di Maxwell, e costruiremo dei modelli, vedremo le varie instabilità che si sviluppano nel mezzo circumterrestre, ma anche nei vari sistemi astrofisici. Questo è molto molto ricco di fenomenologie, di applicazioni. Infatti ci occuperemo di strutture veroscritticose, di riconnessione, di turbolenza astrofisica. Infine, nei corsi a scelta abbiamo quindi questa High Energy Astrophysics di Silvia Perri e anche Sandra Savaglio, che è stata negli anni scorsi docente in questo corso, ora come sapete è impegnata più nella politica della nostra regione, e quindi più ha spazio Silvia su questo, la dottoressa Perri in questo su questo corso, ecco. Si parlerà della descrizione dei processi di accelerazione di trasporto di particelle, per esempio in eventi altamente energetici come queste, le supernova remnants, le onde d'urto nelle galassie e la produzione di raggi cosmici, i modelli migliori per capire questi fenomeni ad alte energie, quindi si farà vera e propria astrofisica delle alte energie con applicazioni ai dati, alle immagini e anche ai satelliti.
Tutto questo perché? Perché vogliamo prepararvi a un mondo del lavoro che diciamo, c'è un sacco di ricerca attiva, per esempio. Noi puntiamo più verso la ricerca spaziale. Ecco, qui c'è un esempio di questi, di tutti i satelliti che al momento sono in orbita attorno alla Terra e al Sole. Alcuni sono pericolosamente vicini al Sole, come Solar Probe. Siamo in diverse collaborazioni, quindi prepariamo i nostri studenti a partecipare a questi grandi gruppi di ricerca. Infatti li mandiamo un po' dovunque nel mondo. Qui c'è una specie di network neurale delle nostre connessioni e dei viaggi che facciamo di continuo. Se volete, qui di nuovo vi ripropongo un po' diciamo uno sketch del nostro gruppo, che è abbastanza grande, molto, molto anche, diciamo, c'è un sacco di gente nuova e giovane soprattutto. Ci sono diversi professori associati, full professor, quindi di ordinari, un sacco di ricercatori e tantissimi ragazzi. E proprio dei ragazzi che ci occupiamo noi. Qui abbiamo per esempio una carrellata degli ultimi studenti che hanno adesso hanno una posizione importante, per esempio posizione come per esempio Denise, che lavora all'Agenzia Spaziale Italiana, Serena, che è editore di una delle riviste più importanti della fisica, Physical Review Letters, e tanti altri come Raffaele al CNRS, Oreste, che è anche CNR, ora è stato al GSSI, e quindi vedete, molti che ce l'hanno fatta, magari il prossimo che ce la può fare uno di voi. Quindi mi vorrei fermare qui. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, Sergio. Bella presentazione. E ci sono domande? Ah, questi sono i ragazzi silenziosi, quelli che non intervengono. No, dai. No, in realtà prima no, sono intervenuti. Va bene. Invece sei stato fin troppo chiaro. Va bene, intanto bisogna buttare lì qualche zona d'ombra nelle presentazioni per stimolare, certo. Va bene, va bene, comunque le domande possono arrivare anche dopo, non, ok, insomma, non... Va bene, allora andiamo avanti adesso. Nella scaletta tentativa abbiamo organizzato adesso il turno del professor Plastina. C'è Francesco, ci sei? Sì, Alessandro, ci sono, scusami, però sono impegnato in una telefonata in questo momento. Ah, perfetto. Posso passare al turno successivo? Andiamo oltre. Grazie, allora, professor De Luca o professor Carbone, che ho visto che si è collegato. Nella nostra scaletta sarebbe il turno del professor De Luca, però se ci sono esigenze contingenti particolari possiamo anche invertire. No, nessun tipo di gol. Posso sostare, tanto faccio. Va bene, perfetto. Allora sentiamo. Come volete, insomma. Perfetto, Vincenzo, grazie mille. Allora sentiamo la presentazione del curriculum di fisica e tecnologia dei materiali da parte del professor De Luca. Sì, ci sono. Un attimo che condivido lo schermo. Buonasera a tutti. Ok. Si vede? Ancora no. Ecco, sì, benissimo. Ora sì. Perfetto. Allora, io ho preparato poche slide. In realtà avevo, come dire, avevo pensato di fare dei richiami, perché pensavo appunto che il professor Plastina parlasse prima di me. Comunque, allora, questo è, diciamo, è il quinto curriculum, quindi è uno dei, diciamo, è il nuovo curriculum di questa. Antonio, scusami, se pensi che sia più efficace che tu faccia l'intervento dopo quello di Francesco, possiamo far parlare Vincenzo adesso, eh? No, è uguale, guarda. È uguale, va bene, allora, vai pure. Sì. Quindi, come dicevano prima i miei colleghi, quindi è questo nuovo percorso formativo in physics, quindi ha delle tantissime novità. Quindi, oltre alla lingua in inglese, c'è l'introduzione proprio di questo nuovo curriculum. Quindi, questo nuovo curriculum che si va ad affiancare al curriculum di fisica della materia. Diciamo, prende un po' di cose, quindi le
quindi alcuni dei corsi saranno in comune con il curriculum di fisica della materia, altri invece corsi e insegnamenti sono stati proprio pensati, sono nuovi e sono pensati proprio per completare la formazione un po' scientifica e tecnologica di tutti quegli studenti e quelle studentesse che abbiano spiccati interessi più nella scienza dei materiali e che puntino proprio a fare di questa la loro professione. Infatti questo curriculum quindi propone, oltre alle lezioni, esercitazioni, molte ore di laboratorio, proprio finalizzate alla formazione su aspetti tecnici e scientifici, come c'è scritto qui. Questo l'ho preso anch'io dal nuovo manifesto degli studi, quindi dove troverete sicuramente più dettagli e un approfondimento maggiore. Gli argomenti che diciamo, si tratteranno riguarderanno le proprietà fisiche dei materiali, sia conosciuti ma anche di nuova generazione. Ad esempio, quindi materiali solidi, liquidi cristallini, ibridi, compositi, con un focus speciale quindi sul loro design, quindi proprio come costruire dei materiali con delle proprietà innovative e la loro caratterizzazione. Quindi il laureato, la laureata che diciamo, acquisirà competenze sia teoriche che pratiche, volte a descrivere e comprendere i processi fisici di base che avvengono nei materiali, appunto, a differenti scale, quindi dalla macroscala giù fino alla scala atomica. E alla fine di questo percorso formativo, di questo curriculum, quindi gli studenti e le studentesse diventeranno sicuramente esperti in diverse tecniche di microscopia, spettroscopia di frontiera, nonché diciamo, verranno proposte di approcci diciamo, nel mondo dell'ottica e della fotonica, applicando quindi queste conoscenze alla caratterizzazione appunto dei materiali. Tutte queste competenze riescono quindi poi alla fine a fornire le conoscenze adeguate per lavorare in un campo di ricerca che è fortemente dinamico e che apre diciamo, una serie di sbocchi di cui diciamo, vi presenterò alcuni risultati, sia in strutture pubbliche che private, nonché diciamo, costituiscono sicuramente la base per poter proseguire gli studi in corsi di formazione superiore come il dottorato o le scuole di specializzazione. E, la slide successiva appunto è quella che richiamava un po' il curriculum che doveva parlare prima di me, nel senso che diciamo, molti degli insegnamenti sono simili a quelli del curriculum in Matter Physics, e quindi oltre a quelli comuni appunto, diciamo alcune delle differenze però ve lo volevo a questo punto mostrare, spero si veda diciamo il manifesto, quindi la tabella del manifesto, quindi c'è sicuramente già diciamo nel primo anno, primo semestre del primo anno, c'è una differenza in questo corso, diciamo in questo slot, diciamo, dove si propone un corso opzionale che nel curriculum di fisica della materia è tra fisica dello stato solido e biofisica. In questo caso al posto di biofisica quindi si propone diciamo, già uno dei corsi appunto più caratterizzanti per questo curriculum, che è fisica della materia soffice. Poi nel secondo semestre diciamo, viene comunque riproposta un'altra opzione, che è questa, tra laboratorio di biofisica e laboratorio di fisica della materia condensata. E, in questo caso appunto non viene proposto rispetto al curriculum di fisica della materia il fisica alla materia condensata dal punto di vista teorico. Poi c'è questo slot in cui, secondo questo curriculum, la fisica delle superfici diciamo, è obbligatoria, nel senso che non si propone in alternativa a nessun altro insegnamento, e c'è l'introduzione di un insegnamento completamente nuovo, che è appunto questo di ottica e fotonica.
Altri due insegnamenti proprio completamente dedicati a questo nuovo curriculum è questo di microscopia e questo di spettroscopia molecolare. Proprio perché questi sono, diciamo, più che altro i quattro corsi, quindi spettroscopia molecolare, ottica e fotonica, fisica della materia soffice e microscopia, che maggiormente caratterizzano, oltre poi al corso a scelta consigliato, questo nuovo curriculum. Diciamo, voglio spendere appunto piccoli dettagli su questi corsi. Allora, nel corso di spettroscopia molecolare si tratterà, diciamo, più che altro la simmetria delle molecole, si illustreranno i principi di base della meccanica quantistica e alcune tecniche di spettroscopia, per esempio quella rotazionale, quella infrarossa, Raman e UV visibile. Lo studente, diciamo, durante questo corso sarà in grado di ottenere informazioni appunto sulla simmetria delle modalità normali infrarosse attive e Raman, utilizzando anche la teoria dei gruppi, diciamo, che studierete in uno dei corsi, sicuramente nei corsi comuni. Nel corso di ottica e fotonica verranno analizzati per lo più aspetti, diciamo, principali dell'ottica fisica classica, e si illustreranno alcuni concetti base sull'interazione luce-materia con applicazioni più nell'ambito della fotonica, e lo studio di tutti questi fenomeni verranno analizzati anche e soprattutto con delle esperienze di laboratorio attraverso l'utilizzo di strumenti scientifici e didattici avanzati. Quindi questo corso nuovo di ottica e fotonica con una parte molto importante di laboratorio. Poi c'è questo corso di fisica della materia soffice, dove si proverà a dare una descrizione dettagliata delle proprietà fisiche di questo che noi chiamiamo la materia, di questo ambito dei materiali che viene chiamato materia soffice. Cosa si intende per materia soffice? Diciamo, si intendono per lo più soluzioni colloidali, polimeri, quindi diciamo più che altro questi sono i materiali che verranno descritti, con particolare riferimento alle interazioni proprio intermolecolari. Verranno fatti molti esempi appunto di che si intende per materia soffice, verranno descritte le loro proprietà e soprattutto verranno date anche molti spunti per applicazioni tecnologiche. L'ultimo di questi corsi completamente dedicati a questo curriculum è tecniche di microscopia, appunto, dove verranno appunto illustrate una serie di tecniche appunto per analisi microscopiche utilizzate appunto per indagare e caratterizzare sia fenomeni particolari ma soprattutto materiali a differenti scale, dal micro alla scala atomica. Quindi si prediligeranno conoscenze e approfondimenti di queste tecniche e il loro utilizzo sia in ambito della ricerca ma soprattutto in applicazioni e nelle nuove tecnologie. E come anche per gli altri curriculum, anche in questo caso tra i corsi a scelta ve ne consigliamo uno, che è appunto questo, anche questo nuovo, che è questo di mesofasi e metastrutture, in cui molto in generale, poi trovate anche nel manifesto la scheda dedicata, si proveranno a dare appunto una descrizione rigorosa delle proprietà fisiche delle mesofasi liquido-cristalline e delle tecniche sperimentali utilizzate per la loro caratterizzazione. Unitamente a questo, si introdurranno anche sistemi compositi ibridi avanzati, quindi nuovi, quali per esempio metastrutture e metasuperfici, che sono le cui proprietà possono essere proprio costruite
diciamo, disegnate su carta. Noi, diciamo, come ambito di ricerca ci occupiamo, il nostro gruppo per esempio si occupa proprio di disegnare proprietà ottiche ed elettriche di metastrutture e metasuperfici veramente innovative. Quindi si daranno alcuni cenni su questi nuovi materiali, sia nanostrutturati che microstrutturati. E, diciamo, come sbocchi professionali, diciamo, sicuramente il nostro dipartimento ha intrapreso una serie di collaborazioni con molte aziende, anche calabresi, e quindi si può fare in Calabria, soprattutto proprio indirizzate ai materiali, alle prove, alle analisi che si fanno sui materiali, quindi conoscere le tecniche di caratterizzazione di questi materiali è molto importante e viene richiesto da una serie di aziende, anche in Calabria. Voglio solo spendere due parole sulla collaborazione che si ha e sul fatto che l'Università della Calabria, il nostro dipartimento, fa parte del distretto tecnologico sui materiali avanzati, in cui si studiano particolari applicazioni, per esempio in campo eolico, fotovoltaico, solare e nelle biomasse. Quindi conoscere, studiare la scienza, la fisica e la tecnologia di alcuni materiali è molto importante anche per poi poter essere propositivi anche in ambiti di questo genere. Però non ci fermiamo soltanto alla Calabria, perché abbiamo chiuso anche degli accordi come dipartimento con industrie a livello nazionale. Per esempio, ne cito qualcuna: la Bracco, che si occupa di ricerca e sviluppo di materiali per il confezionamento di farmaci, per esempio, in fase fluida. Quindi conoscere tutte le interazioni che avvengono in queste fasi è molto importante. Poste Italiane ultimamente collabora con il nostro dipartimento in settori, per esempio, dove si utilizzano materiali per l'anticontraffazione, il tracciamento, l'Electrolux, anche con l'Electrolux abbiamo delle collaborazioni, anche col Centro Ricerche Astrea, che è un consorzio di cui fanno parte queste tre aziende, la BioAge, l'Automation e l'Edge Lab, quindi tre aziende, come vedete, che si occupano di materiali in ambiti differenti. E poi, ultima, non per importanza, quindi una società chimica di Eni, la Versalis, che opera a livello internazionale nei settori, per esempio, della chimica di base, degli intermedi, per esempio materiale plastiche, materiali plastici, gomme e della chimica anche da fonti rinnovabili. Quindi abbiamo molte collaborazioni che permettono, per esempio, ai nostri studenti anche di andare a fare la tesi, comunque il periodo di tesi, anche in combinazione con queste aziende. Quindi io qui ho finito, quindi passo di nuovo la parola ad Alessandro. Grazie. Se ci sono domande, sono qui a disposizione. Grazie mille, Antonio. Domande? Sembra di no. Comunque, possono arrivare anche dopo. Quindi, se possibile, Antonio, resta. Sì, certo. Passiamo la parola adesso a Francesco, allora, per il curriculum di fisica della materia. Come vuoi, io una volta che ho saltato posso anche andare ultimo, come preferisci. Non so se qualcuno deve andare via o cosa del genere. No, Vincenzo, che dici tu? No, tranquillo. Va bene, allora vai tu, Francesco. Vado io, ok. Condivido lo schermo un attimo. Questo non c'entra niente. Questo adesso. Ok.
Va bene, allora io vi parlerò del curriculum di fisica alla materia, che nella nuova versione del corso di studi appunto è Physics of Matter, Matter Physics per la precisione. E queste frasi che ho riportato qui sono estratte dal manifesto, quindi chi vuole poi può andarsene a leggere nel dettaglio. Ci sono delle cose in più oltre a queste che ho estratto. Comunque il curriculum della materia, di fisica della materia si dedica a dare una formazione avanzata, no? Nella fisica dei solidi, dei materiali non strutturati e a bassa dimensionalità, nella biofisica, nelle tecniche dosimetriche e per le applicazioni mediche, e poi si dedica ai sistemi quantistici coerenti. Ovviamente non tutto insieme, e tra un attimo vi farò vedere che questo curriculum in realtà ha al suo interno tre indirizzi, quindi diciamo bisogna poi distinguere quello che uno vuole fare. Ci sono, diciamo, c'è sia una parte sperimentale dedicata alla preparazione, crescita e manipolazione e caratterizzazione dei sistemi di materia condensata, e poi una parte teorica relativa alla modellizzazione delle proprietà fisiche dei sistemi e in generale, diciamo, no, alla modellizzazione di sistemi condensati in generale, non soltanto quelli studiati sperimentalmente. Come vi dicevo, ci sono tre indirizzi che io ho diviso cercando di rispettare il codice colore anche nel seguito. Diciamo, c'è indirizzo biofisica, quello di materia condensata sperimentale, in cui ci si dedica alle superfici, alle nanostrutture, ai materiali per l'energia e ai materiali bidimensionali, e poi c'è l'indirizzo teorico di materia condensata. Per descriverveli vado in realtà a diciamo, farvi vedere l'elenco degli insegnamenti. Quelli che vedete a fondo verde sono gli insegnamenti del gruppo comune, quindi in qualche modo già descritti. Ne vedete il nome in inglese, ma anche il vecchio nome in italiano, giusto per capire se qualcuno, diciamo, ha avuto modo di guardare i vecchi manifesti per capire a che cosa si riferisce. Qui vedete i CFU sono 6 per tutti, quindi tutti gli insegnamenti di cui vi parlerò hanno 6 CFU, sono da 6 CFU. I docenti non sono tutti stabiliti, in alcuni casi ci sono dei vuoti, per esempio questo di informatica avanzata è un... Allora, giusto per dare, diciamo, una veloce panoramica degli insegnamenti comuni, ha già parlato Alessandro, quindi diciamo su questi non mi concentro. Quelli che vedete a fondo bianco invece sono gli insegnamenti specifici di curriculum, e quindi diciamo per esempio nel primo semestre del primo anno della magistrale, oltre a, diciamo, acquisizione e trattamento dati, meccanica quantistica avanzata e informatica avanzata, dove in effetti rispetto al passato abbiamo deciso di introdurre almeno un'introduzione al machine learning, questo dovrebbe esserci a partire dall'anno prossimo, e oltre al corso di matematica avanzata per la fisica, di metodi matematici, diciamo, avanzati per la fisica, vedete qui nell'elenco il quarto insegnamento del primo semestre del primo anno è un insegnamento duplice, nel senso che chi vorrà scegliere il percorso di biofisica metterà l'insegnamento di biophysics, appunto, biofisica, e chi invece vorrà andare sulla materia condensata potrà scegliere l'insegnamento di fisica dello stato solido. L'insegnamento di biofisica si occupa, diciamo, di discutere, di descrivere dal punto di vista teorico della modellizzazione alcuni sistemi che sono legati alle membrane cellulari, in particolare ci si occupa della fisica dei lipidi e della fisica delle proteine, che peraltro sono dei polimeri, quindi fanno parte di quell'ambito della materia soffice di cui vi ha parlato prima Antonio, e questo mi ricorda che, come diceva Antonio prima, il curriculum di fisica della materia e il curriculum di materiali sono molto legati tra di loro. Vedrete che ci sono tanti insegnamenti comuni, per esempio fisica dello stato solido lo trovate sia da un lato che dall'altro, perché in effetti c'è chiaramente una base comune. La differenza tra i due, se vogliamo proprio spingerci a livello di secondo ordine guardando le differenze, è che l'uno tende ad essere più applicativo, quello di materiali, l'altro un po' più diciamo generalista, nel senso più dedicato alle applicazioni, alla ricerca di base, diciamo, alle conoscenze e alle competenze di base nella fisica della materia. Quindi qui, diciamo, gli studenti che sceglieranno questo curriculum dovranno fare un'opzione tra l'insegnamento di biofisica, per chi vorrà seguire il percorso di biofisica, di cui vi riparlerò un attimo più avanti, e invece l'insegnamento di fisica dello stato solido, per chi
vuole, diciamo, occuparsi più di materia condensata, non di strettamente biologica. Poi ci sono i due insegnamenti comuni nel secondo semestre, sempre del primo anno, di fisica nucleare e particellare. Il vecchio insegnamento chiamato legami chimica struttura, che adesso ha un nome più preciso, legami molecole fasi e transizioni di fase, e poi seguono di nuovo delle scelte. Per chi sceglie un percorso di biofisica, c'è quindi di fisica di sistemi biologici, c'è il corso di metodi fisici della biomedicina, che in inglese è questo Physical Methods in Biomedicine, e invece per chi si occupa di materia condensata c'è il corso di fisica delle superfici. Diciamo, come quarto insegnamento del secondo semestre, di nuovo una scelta, il laboratorio di biofisica o il laboratorio di fisica della materia, questi due erano presenti anche nel curriculum di materiali, ma qui sono messi in alternativa per chi volesse scegliere un percorso teorico all'insegnamento di fisica teorica della materia, che è un insegnamento nuovo che verrà attivato quest'anno. Adesso su questi insegnamenti di cui vi ho parlato facciamo una piccola carrellata. L'insegnamento di metodi fisici della biomedicina riguarda essenzialmente tecniche fisiche utili appunto nella diagnostica medica, in particolare la risonanza elettronica di spin, la spettroscopia infrarossi, la spettroscopia Raman in parte, cioè quelle tecniche che sono l'NMR, le tecniche che sono legate, diciamo, alla diagnostica medica in generale. Il corso di fisica delle superfici, invece, l'insegnamento di fisica delle superfici vi descrive invece appunto le caratteristiche delle superfici e dei sistemi bidimensionali, che stanno diventando sempre più importanti sia nella fisica dei materiali, sia nelle applicazioni, quindi, ma in generale nella fisica della materia. E infatti, diciamo, il corso di fisica delle superfici lo trovate anche nel curriculum di materiali di cui vi ha parlato prima Antonio. I laboratori sono legati ai due indirizzi che vi ho detto. Il laboratorio di biofisica vi porta appunto nel laboratorio della professoressa Guzzi e della professoressa Bartucci, dove potrete, diciamo, chi sceglierà questo indirizzo potrà usare le macchine specifiche per fare risonanza elettronica di spin, calorimetria differenziale e spettroscopia infrarosso. Viceversa, nel laboratorio di fisica della materia è più dedicato allo studio dei sistemi a stato solido, quindi si parlerà soprattutto di spettroscopia elettronica e di spettroscopia ultravioletta. Viceversa, diciamo, per i teorici la scelta, l'opzione qui può essere quella di mettere l'insegnamento di fisica teorica della materia, che sarà dedicato ai metodi teorici per lo studio della materia condensata, e che non sono strettamente soltanto dedicati alla fisica della materia, perché, diciamo, è opinione comune dei teorici del dipartimento che i metodi teorici siano abbastanza trasversali, nel senso che spesso hanno controparti, no, nelle varie branche della fisica. Qui, diciamo, le applicazioni saranno poi dedicate alla fisica e alla materia, ma le tecniche sono quelle standard della teoria dei campo, appunto applicate ai sistemi a bassa energia, quindi, diciamo, ai sistemi di fisica della materia, ai modelli di fisica della materia. E in particolare qui, diciamo, si studieranno anche sistemi tipo i sistemi atomici ultrafreddi o i sistemi molecolari ultrafreddi, che sono quelli su cui, diciamo, non da noi purtroppo, si fanno esperimenti sulla dinamica dei sistemi quantistici a molti corpi, basata sulla condensazione di Bose-Einstein, quindi sugli atomi a temperature, diciamo, su sistemi a temperature molto basse, e sull'accoppiamento fermionico che porta alla superconduttività. Vedete che poi c'è come ultima slot nel secondo semestre un insegnamento, una scelta libera. Cosa vuol dire? Vuol dire intanto che lo studente può prendere uno di quelli opzionali che non ha scelto. Quindi, per esempio, no, uno studente che decida di prendere l'insegnamento di fisica del laboratorio di fisica della materia può inserire anche, ad esempio, l'insegnamento di fisica teorica della materia, oppure può andare a prendere un insegnamento a scelta dagli altri curricula. In particolare è chiaro che il curriculum vicino al curriculum fisica della materia è quello di fisica dei materiali, e nel secondo semestre, ad esempio, si può inserire l'insegnamento di ottica e fotonica,
no, che potrebbe essere, diciamo, sensato qui inserire a questo punto. Ma la cosa vale in generale, cioè potete andare a prendere, a guardare qualunque altro curriculum e scegliere un inserimento del secondo semestre e metterlo qui. Quindi, ripeto, l'idea di lasciare la scelta libera è che chi volesse può fare sia il sia un laboratorio che l'esame teorico, ma volendo si può scegliere uno di questi tre dello slot numero 4 e poi inserire no, un ulteriore corso a scelta al posto 5 qui. Come vedete ci sono 5 insegnamenti per ogni semestre, sono tranne nel secondo anno, che come vedremo risulta, diciamo, più corto di un insegnamento, proprio perché se per caso nessuno degli insegnamenti del secondo semestre vi andasse bene come insegnamento a scelta, poi potreste prendere uno di quelli che si attivano nel primo semestre e inserirlo l'anno successivo. Infatti il primo semestre del secondo anno contiene, scusate, qui ho dimenticato di mettere, diciamo, lo sfondo verde su questo qui, Processi fondamentali in astrofisica, è ancora uno dei corsi comuni e serve per completare la formazione di base. Notate che i corsi comuni, abbiamo visto sopra, no? Sono, diciamo, c'è un corso di approfondimento di meccanica quantistica, un corso di acquisizione dati, un corso di informatica, un corso di matematica, poi un corso di fisica nucleare, un approfondimento, diciamo, di chimica e chimica fisica, e poi un approfondimento di astrofisica. Quindi queste sono delle cose comuni per tutti e fanno parte del background che ogni fisico dovrebbe avere. Più specifico del curriculum è invece l'insegnamento di spettroscopie lineari e non lineari, che è dedicato alle spettroscopie ottiche, è un insegnamento che avete visto anche nel curriculum di fisica dei materiali. E poi c'è un'ulteriore opzione, perché qui c'è un altro insegnamento teorico, che può essere scelto tra fisica dei sistemi complessi oppure meccanica statistica. In effetti i due sono, diciamo, in spirito abbastanza vicini, perché si occupano di dinamiche dei sistemi e di sistemi all'equilibrio e fuori dall'equilibrio, sebbene con metodologie un po' diverse. Di fisica dei sistemi complessi vi ha parlato Sergio Servidio, perché questo insegnamento è anche nel curriculum di astrofisica. Meccanica statistica, che diciamo è un insegnamento che si può mettere a scelta, anzi tipicamente viene messo a scelta anche dagli studenti del curriculum di fisica delle alte energie, di fisica delle particelle, coloro che volessero fare i teorici. È un insegnamento ancora prettamente teorico, si occupa di, discute le transizioni di fase e i fenomeni critici e l'universalità e i sistemi di spin, usando il formalismo, diciamo, in alcuni casi quantistico, nell'altro classico, a seconda del tipo di modelli che si discutono, ed è un insegnamento, diciamo, estremamente utile per chi volesse fare il teorico. E notate che anche qui c'è un insegnamento a scelta, questo vuol dire che in linea di principio gli studenti volendo potrebbero inserire entrambi questi insegnamenti, okay? Quindi chi volesse può inserire sia fisica dei sistemi complessi sia meccanica statistica sfruttando la slot a scelta. Vi dico anche che le due slot a scelta, per chi ha una propensione più teorica, sono inserite in maniera tale da sovrapporsi con i due corsi di teoria dei campi, che sono corsi di cui vi ha parlato il professor Schioppa prima, e sono specifici, sono dedicati al curriculum di fisica delle particelle e delle alte energie, ma che sono utili anche per una formazione di un fisico della materia. Quindi si potrebbe mettere teoria dei campi parte 1 al primo semestre del secondo anno, al secondo semestre del primo anno, scusate, e teoria dei campi parte 2 come scelta libera al primo semestre del secondo anno. Questo perché dicevamo, come vi dicevo prima, la formazione di un teorico è abbastanza trasversale, alcuni metodi, alcuni strumenti concettuali sono, diciamo, utilizzabili in contesti diversi, quindi, diciamo, magari sono raccontati in un contesto, ma questo non vuol dire che siano limitati a quel contesto, e questo vale per tutti gli insegnamenti teorici di cui vi ho parlato. Va bene, qui come vedete il primo semestre del secondo anno contiene soltanto 4 insegnamenti invece dei soliti 5, perché poi 6 CFU del primo semestre o sono utilizzati per un corso a scelta non fatto nell'anno precedente, oppure vengono annessi alla tesi. Quindi, diciamo, come vedete, la tesi in generale per il corso di studi prevede 36 CFU, e notate che il secondo semestre del secondo anno è completamente libero, con l'idea che nel primo semestre uno possa avere un po' di tempo per impostare il lavoro di tesi, e poi per chi lo vuole è possibile usare il secondo semestre del secondo anno per andare a svolgere in parte o
maniera globale, l'attività di tesi diciamo, anche fuori dall'Università della Calabria, quindi in altri posti, in particolare in Europa, usando i programmi di Erasmus Traineeship, che spesso gli studenti usano per andare a svolgere, andare a passare, diciamo, almeno 2-3 mesi di attività, ma in alcuni casi anche di più, a seconda di, diciamo, della situazione esami, tra virgolette, per andare a lavorare su un progetto di tesi specifico in un posto, diciamo, nell'est d'Europa, dove diciamo, c'è stato un accordo con un tutor locale che vi segue. Vi ho parlato soprattutto di Europa, ma in realtà è successo anche che alcuni studenti abbiano usato programmi per andare negli Stati Uniti. Devo dire, a mia memoria è successo 2 volte. È chiaro che i programmi per gli Stati Uniti sono più difficili, soprattutto in questo periodo, ma speriamo che, diciamo, quando toccherà a voi, no, arrivare al secondo anno, sia molto più facile muoversi e andare all'estero, e quindi sfruttare il secondo semestre libero per andare a fare un'esperienza formativa fuori. Dopodiché, diciamo, qui ho segnato i corsi a scelta. Come vedete, specifici a scelta per questo curriculum non ce ne sono molti, c'è soltanto l'insegnamento di biofisica computazionale, che si occupa di diciamo, descrivere metodi numerici per risolvere problemi di dinamica molecolare, essenzialmente. Quindi soprattutto dedicato al percorso di biofisica. E poi ci sono i due possibili di, diciamo, didattica della matematica e didattica della fisica. Uno è al primo semestre e uno al secondo semestre, quindi per chi volesse scegliere un percorso didattico, diciamo, può inserire questi due insegnamenti come a scelta. E poi, come diceva il professor Papa prima, fuori piano, quindi come esami ulteriori da fare nel secondo semestre, che di per sé sarebbe vuoto, può mettere gli insegnamenti di psicologia e pedagogia che servono a completare il percorso didattico e che vengono, diciamo, offerti in generale dall'Ateneo. Quindi il secondo semestre vuoto permette questa possibilità insieme ai due corsi a scelta per completare i 24 CFU del FIT, del percorso FIT. Diciamo, come avete visto, diciamo, è vero che non ci sono corsi a scelta, ma a causa delle varie opzioni, no? Questa del secondo anno e poi quelle del primo anno che vedete qui, comunque ci sono diversi insegnamenti da prendere. Poi la presenza del curriculum vicino, quello di materiali, consente, no, di andare a scegliere degli insegnamenti, diciamo, anche da altri curriculum che bene si adattano a questo. E poi, come vi dicevo, per chi avesse, no, una spiccata propensione teorica, gli insegnamenti di teoria dei campi sono, diciamo, quelli che normalmente gli studenti che intendono fare i teorici scelgono anche nel curriculum di fisica della materia. Tutta questa come dire, variabilità in questo curriculum fa sì che io sia stato in grado soltanto di darvi un cenno veloce delle varie cose, e quindi è inevitabile che vi rimandi, per avere informazioni più dettagliate su ciascuno degli aspetti di cui vi ho velocemente parlato, ai gruppi e alle persone che si occupano delle varie tematiche. In particolare, per quanto riguarda la biofisica, le persone che potete contattare sono la professoressa Bartucci e la professoressa Guzzi, e questo non soltanto per la biofisica, perché il percorso con biofisica e metodi per la biomedicina, le metodologie appunto per la medicina, è anche quello che porta poi alla scuola di specializzazione in fisica medica. Quindi la preparazione che serve per entrare nella scuola di specializzazione la si ottiene dal percorso di biofisica. Quindi chi è interessato alla fisica sanitaria, diciamo, ha il percorso di biofisica in qualche modo orientato e che porta in quella direzione. Poi c'è tutto un gruppo variegato di persone, in realtà più gruppi di ricerca formalmente, che si occupano di fisica delle superfici, nanostrutture, diciamo, processi che riguardano l'immagazzinamento dell'energia, quindi sistemi, scusate, che riguardano l'immagazzinamento dell'energia, e materiali bidimensionali, in particolare il professor Agostino, il professor Caputi, il dottor Caruso, il professor Chiarello, la dottoressa Ragupolillo, Sandro Donato, il professor Formoso, la professoressa Pacilè, Marco Papagno, il dottor Papagno, il dottor Policicchio, il dottor Riccardi. Alcuni di questi li avete già conosciuti in passato, quindi, diciamo, non... ma è facile, nel caso, mandare un'email, è semplice, le email sono sempre nome.cognome, @fis.unical.it, quindi, diciamo, chi fosse interessato alle attività di ricerca e a capire di più come orientare il proprio percorso per poi lavorare nell'ambito della fisica delle superfici e delle nanostrutture, può contattare queste persone che fanno cose leggermente diverse tra di loro,
Quindi diciamo, beh, in realtà sono raggruppati, ecco, in direi tre, due gruppi di ricerca differenti, o tre se vogliamo, e chiedere ulteriori dettagli. Per quanto riguarda invece i teorici, nell'ambito della fisica della materia siamo in due, io e Antonello Sindona, entrambi diciamo più o meno ci conoscete perché abbiamo, come dire, avete avuto la sfortuna di trovarci nei corsi. E ovviamente per poi dettagli sulla parte di su quello che si può fare nell'ambito della fisica teoria della materia potete tranquillamente contattare me oppure Antonello Sindona. E diciamo, questo, se volete, è la parte più importante, nel senso che evidentemente non sono potuto entrare nel dettaglio. Il curriculum, come dicevo prima, è abbastanza ricco, nel senso ci sono scelte, ci sono opzioni da sciogliere in ognuno degli anni. Qui appunto il secondo semestre e anche addirittura già dal primo semestre del primo anno avete, no, un'opzione da fare. Quindi per maggiori dettagli sulle varie possibili scelte potete andare a contattare i docenti. Poi se ci sono domande sono disponibili adesso, comunque in qualunque momento potete contattarmi. Ok, io direi che ho finito, ti do la parola Alessandro. Grazie mille Francesco. Domande? Va bene, al momento sembra che non ce ne siano, quindi io passerei la parola al professor Carbone per l'illustrazione del curriculum di fisica dell'atmosfera, meteorologia e climatologia. Sì, grazie, molto brevemente faccio. Allora, dunque, spero di poter condividere sta cosa, ok? Niente, il curriculum di fisica dell'atmosfera, meteorologia e climatologia è fatto da questi ambiti. Non so se si vede, ma ti sei impallato. Si vede, ma ti sei impallato. Insomma, si vede. Ok, ci si occupa della meteorologia atmosferica, della meteorologia spaziale, della climatologia. Sono tre ambiti un po' diversi. La meteo dell'atmosfera è quella che tutti conosciamo, lo studio dei fenomeni fisici che riguardano la dinamica dell'atmosfera, che è un fluido complesso, stratificato, in rotazione. La dinamica coinvolge scale dell'ordine di qualche ora fino a qualche giorno. Invece la meteorologia dello spazio invece è lo studio dei fenomeni fisici che riguardano la dinamica di un sistema complesso particolare che è il sistema Sole-Terra, visto come un tutt'uno, delle perturbazioni che arrivano dal Sole e che possono colpire la Terra, i flare, le coronal mass ejection, le particelle molto energetiche. Queste hanno una grande influenza sulla parte alta dell'atmosfera. E poi la climatologia, che è ovviamente lo studio dell'attività solare, delle interazioni sempre tra il Sole e la Terra, della dinamica del sistema solare su scala molto più grande all'interno appunto della galassia, e tutto quello che riguarda l'antropico, cioè quello che noi facciamo per l'atmosfera. Le scale temporali qui sono da decine di anni fino a millenni. Allora, l'atmosfera è un fluido stratificato, significa che a seconda della temperatura, questo è il profilo della temperatura andando in alto, si possono osservare degli strati, la troposfera, che è la parte più bassa, la stratosfera, la mesosfera, e poi in alto c'è la ionosfera, che, come dire, si perde appunto nello spazio, non c'è un bound spazio. Questa è praticamente la regione che si studia. Tutto quanto è racchiuso all'interno di una bolla magnetica, okay, che è creata dal campo magnetico della Terra, che
entra in interazione con il campo magnetico del Sole, che viene trasportato appunto da un flusso di particelle che arriva dal Sole. Sergio, che prima ve ne ha parlato, che è appunto il vento solare. Ora, questo è un sistema complesso, nel senso che le varie regioni che dalla superficie della Terra arrivano al Sole sono strettamente interconnesse, quindi tutti i fenomeni fisici che avvengono in questa regione influenzano in modo fondamentale tutta la dinamica. Una sovrapposizione di differenti, ok? Cioè qualsiasi piccolissima perturbazione viene in qualche modo amplificata anche in modo consistente. Allora, molto brevemente, la meteorologia dell'atmosfera riguarda la dinamica dell'atmosfera essenzialmente a livello della troposfera, che è causata dalla differente insolazione delle varie regioni della Terra, dalla turbolenza e quindi dalle immediate vicinanze con la superficie terrestre. C'è, come ben sappiamo, un servizio meteo consolidato, la fisica è abbastanza nota, ci sono delle simulazioni numeriche che prevedono appunto i cambiamenti meteorologici dovuti alla dinamica del fluido, è possibile fare delle previsioni. Nel futuro quello che si prevede è che il servizio meteo, che ora è basato appunto sull'utilizzo dei radar, sarà sempre più basato sulla dinamica elettrostatica, cioè sulla dinamica dei fulmini. La fisica in questo caso non è nota, così come non è nota la fisica degli eventi estremi, che sono appunto questi oggetti che oramai si verificano con sempre più frequenza a causa dei cambiamenti climatici. La meteorologia spaziale è praticamente la dinamica dell'atmosfera a livello più alto, cioè a livello della stratosfera e della ionosfera, e questa dinamica è causata dalle perturbazioni che arrivano dal Sole, che influenzano in modo significativo questa parte. Ora, a partire da qualche anno si è imposto in qualche modo che tutti gli stati devono dotarsi di un servizio di space weather, si chiama, di meteorologia spaziale, che fa capo all'aeronautica. La fisica non è nota, manca l'applicazione efficace della fisica che si conosce e di quella che si scopre appunto per un servizio credibile. Le problematiche vanno dal fatto che queste problematiche spaziali producono delle anomalie e distruzioni delle infrastrutture in orbita. Ci sono altre problematiche che riguardano la salvaguardia della salute degli astronauti e degli equipaggi dei voli che fanno le rotte polari, ci sono i disturbi ionosferici delle comunicazioni transcontinentali e le anomalie del GPS, e poi la presenza di queste una vulnerabilità delle reti elettriche a causa di correnti geomagnetiche indotte a causa del fatto che cambia il campo magnetico.
Nell'ambito della creazione di un servizio nazionale di meteorologia spaziale, il Ministero ha dato mandato all'INAF, all'Istituto Nazionale di Astrofisica, di costruire un coordinamento nazionale di poli, uno dei quali sarà posizionato qui da noi. Il polo, che sia Space Weather Campus Unical, sarà a breve attivato con un laboratorio di servizio che sarà essenzialmente per l'aeronautica e riguarderà il monitoraggio dell'attività solare nella banda radio. Il clima è appunto lo studio del sistema solare Terra su lunghe scale temporali per la previsione dei cambiamenti climatici, ok? Come sapete, il clima sulla Terra, questo è un grafico della temperatura in funzione del tempo nel corso dei millenni. Il clima è cambiato sempre, okay? Siamo su un sistema instabile, quindi qualsiasi tipo di perturbazione viene amplificata e produce dei cambiamenti climatici. La fisica del sistema non è nota, non possiamo fare nessun tipo di previsione attendibile, possiamo fare dei modelli che riguardano la composizione dell'atmosfera, l'effetto serra, eccetera. Questo è quello che, insomma, che andiamo a studiare. Una delle problematiche più grosse, come ben sapete, è la descrizione dei cambiamenti climatici dovuti appunto a ragioni naturali, effetti esterni alla Terra e le cause antropiche, cioè quelle prodotte dall'uomo. Ora, questo curriculum è nato su una richiesta dell'aeronautica, okay, che, come dire, che ha invitato gli atenei, laddove fosse possibile, a attivare curriculum di questo tipo, e quindi noi abbiamo risposto a questa richiesta. Questa cosa serve anche perché, secondo il documento del World della meteorologia, questi contenuti di queste quattro categorie sono indispensabili per acquisire la qualifica di meteorologo, ok? Bene, c'è le categorie, sono quattro: c'è la meteorologia fisica, la meteorologia dinamica, la climatologia e la meteorologia delle scale sinottiche, che è la meteo che noi conosciamo. Con questi contenuti, cioè tutto quello che riguarda la atmosfera, la termodinamica e la formazione delle nubi, che cosa succede a livello del suolo, gli strumenti che si usano. Nel campo della dinamica c'è tutta la parte che riguarda i fluidi, quindi la dinamica dei fluidi, la dinamica dei fluidi complessi, eccetera. Ora, questi contenuti siamo riusciti a metterli in questi corsi che vedete qui segnati in rosso. Quindi abbiamo aggiunto un insegnamento di space weather, perché per noi è fondamentale questa cosa. Okay? Cioè legare la meteorologia ordinaria alla meteorologia spaziale, siamo probabilmente gli unici in Italia che possono fare questa cosa. Poi c'è il corso di behavior, la dinamica caotica dei fluidi geofisici, che è mutuato da sistemi complessi, insomma, uno mutuo all'altro. Poi c'è la dinamica dell'atmosfera, la
meteorologia sinottica delle mesoscale è un laboratorio di meteorologia. I corsi a scelta possono essere quelli didattici o qualsiasi cosa voi vogliate. La tesi può essere fatta appunto in centri meteo, come sapete, forse non sapete, a causa della Brexit il centro meteo europeo che si trovava in Inghilterra si è spostato adesso a Bologna. Comunque ci sono un sacco di centri che studiano il clima e la meteo, compresa anche la meteo spaziale, quindi ampie possibilità di fare tesi di questo tipo in questi centri, compresi i centri dell'aeronautica. Niente, quindi quello che dà il curriculum è ovviamente una solida formazione di base nell'ambito della fisica e della matematica, i metodi numerici necessari per la costruzione, per la parte meteo, sia atmosfera che spaziale, l'analisi e lo studio della turbolenza e della dinamica dei fluidi atmosferici e lo studio delle relazioni sulla Terra per acquisire anche le competenze oggi necessarie nell'ambito della meteorologia spaziale. C'è una forte interazione, come potete ben immaginare, con il curriculum di astrofisica e geofisica, gli accordi con l'aeronautica e gli enti che si occupano di queste cose, in particolare l'Istituto Nazionale di Geofisica e il CNR, nonché con gli altri dipartimenti unica, il DIBES e il DIAM. Okay. Questo è tutto. Grazie mille Vincenzo. Ci sono domande su questa presentazione e anche sulle altre a questo punto direi. Quindi, come vedete vi abbiamo bombardato di informazione oggi, no? Abbiamo presentato 5 curricula, ognuno con le sue articolazioni, e ne viene fuori secondo me un quadro molto ricco. Se ci pensate, se pensate al numero di insegnamenti che verranno erogati nei prossimi 2 anni, insomma il numero è piuttosto ragguardevole, considerevole. Quindi diciamo, le opportunità formative sono tante. Per utilizzarle, forse la cosa migliore da per utilizzare al meglio, la cosa migliore da fare è prendersi il manifesto degli studi che abbiamo pubblicato sul sito, per il momento solo nella sezione inglese del sito web del Dipartimento, e mettere i curricula uno a fianco all'altro e vedere le possibilità anche di scelta trasversale tra un curriculum e l'altro. E a me sembra appunto che l'offerta sia alla fine piuttosto ricca, piuttosto articolata. Però mi piacerebbe anche sentire la vostra opinione, sentire le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre preoccupazioni. Che magari abbiamo detto tante cose, ma potremmo aver tralasciato qualcosa che è per voi importante e che vorreste sentirvi dire. Va bene, sembra che domande non ce ne siano, comunque potete rivolgerci anche nei giorni seguenti, sapete a chi rivolgervi, abbiamo dato tutti i contatti. E niente, non mi resta che ringraziare nuovamente gli speaker, ringraziarvi per la partecipazione e niente, arrivederci ai prossimi eventi di questo tipo, oppure alla normale vita quotidiana fatta di didattica, esami e altro. Arrivederci e buona serata. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Buona serata. Ciao a tutti, arrivederci. 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 Arrivederci.
Professore, la registrazione è extra disponibile nel caso mi scusi, un momento. La registrazione dov'è che sarà disponibile per rivederla? Siccome non è stato creato un canale, dove sarà possibile trovare la registrazione? Ah, la registrazione non lo so, perché ho avuto anch'io difficoltà con questo canale, nel senso, esisteva il team quando ho pianificato questa riunione, ma poi a un certo punto questo team non lo ritrovo più, e per collegarmi ho dovuto usare il link che io stesso avevo fatto pubblicare sul sito del Dipartimento. Non lo so dove si può trovare la registrazione, però sicuramente non è andata persa. Io direi che la recuperiamo in qualche modo, sono sicuro che su Stream, su Microsoft Stream, la si può recuperare, e magari la mettiamo nel canale YouTube del Dipartimento, così sapete, insomma, lì la troverete con certezza. O magari, Alessà, possiamo poi mettere un link sulla pagina del Dipartimento dove c'è la news, sì, però la news fra un po' scade, finisce nell'archivio, non so se poi diventa... Sì, vabbè, tanto questa è una cosa che servirà adesso, no? Poi, diciamo, comunque sulle news possiamo mettere un avviso, presentazione del corso della laurea magistrale in physics, e mettiamo magari tra parentesi in italiano, perché no, se poi ci sono stranieri che vogliono una presentazione, certo, è bene che lo poi diciamo, mettiamo come link il video su Stream, o diciamo, o il canale stesso, insomma, vediamo adesso cosa riusciamo a trovare. Va bene. Anzi, Antonio, sei stato tu a farmi questa domanda? Sì. Ecco, allora, se non succedesse nulla nei prossimi giorni, ricontattami anche via mail, e così eventualmente mi ricordi, ci ricordi di fare questa cosa, se non ci fosse sfuggito di farla. Comunque, ovviamente, tutte le informazioni che vi abbiamo dato in questo incontro potete richiederle a ciascuno di noi, senza problemi, quindi anche facendo un ricevimento studenti dedicato a questo non è un problema, tutti saranno disponibili a raccontarvi le cose importanti, insomma. Quindi. Ok, va bene, grazie. Arrivederci. Se non altro, arrivederci. Arrivederci. Vabbè, Alessà, me ne vado pure io. Ciao, buona serata.